perché siano motore di aggregazione del territorio su progetti condivisi, progetti di crescita, di sviluppo, e che siano strumenti di promozione sociale e culturale dei territori, perché la cosa più importante che in questo momento non vogliamo far uscire dalla crisi è la risorsa più importante del nostro paese, ha sempre avuto nei momenti di grande difficoltà, che non è stata, diciamo così, la rappresentazione politica. Ciò che ha fatto grande questo paese, che ha fatto uscire dalla crisi, è stata la comunità, la famiglia, i valori, il senso dei piccoli e grandi campanili di questo paese, le regioni, le istituzioni, il senso di appartenenza, il senso di essere condivisi fino in fondo i valori di cui si è parte, di cui si è protagonisti. Questa è la più grande risorsa che noi abbiamo e che in questo momento dobbiamo spendere tutti insieme per uscire dalla crisi in cui ci troviamo. Non ci sono altre soluzioni, né ci sono ricette miracolistiche. Non ci sono soluzioni che guardano in maniera snobistica i problemi che la società, la sua complessità nel nostro paese oggi ha. E non ci sono ricette, diciamo, innovative. Ci sono ricette di consenso che partono dalla valorizzazione delle persone, su ciò che i territori esprimono in termini di qualità, di prodotto, di competizione. E quindi il senso di una discussione anche sui 50 anni di questa autonomia, io teniamo altri 100 come minimo, è proprio questo. Cioè l'idea di come costruire istituzioni più forti che si sanno integrare, che sanno dialogare con altre e che sanno rendere, moltiplicare il valore che hanno mettendosi insieme. E credo che questa sia una discussione importante. Vedete, noi oggi abbiamo, e questo è anche il motivo del mio spostamento di programma, abbiamo iniziato a discutere in Consiglio dei Ministri un documento che si chiama Destinazione Italia. Destinazione Italia è un documento che dice e che può indicare in 40 punti ciò che serve a questo paese per essere attrattivo. E quello che trovate là, oggi abbiamo iniziato a discutere, che sarà l'oggetto ovviamente di una serie di iniziative legislative del governo, quello che c'è scritto là significa in buona sostanza questo: noi dobbiamo saper promuovere ciò che abbiamo, non abbiamo nulla da inventarci, abbiamo tanto ancora da scoprire della nostra cultura, dei nostri valori, e abbiamo tanto da far capire anche ai nostri figli, alle nostre generazioni, per farli crescere in un modo diverso da come abbiamo avuto la fortuna di crescere noi, che siamo stati una generazione che non ha visto la guerra e non ha vissuto la stagione della ricostruzione. Ma oggi noi ci troviamo in una nuova stagione di ricostruzione, e quindi dobbiamo porci in questa prospettiva. In questa prospettiva o il rapporto fra lo Stato, le regioni e il sistema delle autonomie cambia in meglio, oppure noi rischiamo di isolamento, di essere tante isole in mezzo, di essere tante realtà bellissime ma che non dialogando tra loro, non facendo sistema, non aiutano a crescere i nostri giovani e le nostre comunità. Questo è il punto, dalla mia prospettiva, centrale. Noi non dobbiamo pensare che l'autonomia possa essere costruita come una muraglia cinese. Io vengo dalla Sicilia, che è una terra che ha uno statuto speciale, è nato prima della Costituzione italiana. Ma io penso che non ha significato ergere il muro dell'autonomia come ambito per non fare le cose o come strumento per non dialogare e per mantenere dei privilegi. Io credo che l'autonomia si coltivi se si valorizza l'identità e la cultura del popolo e lo si mette a contatto e lo si fa contaminare da altri. E in un periodo in cui la nostra competizione non è tra regioni italiane, ma la nostra competizione è dentro l'Europa e soprattutto con l'Europa, con il resto del mondo, con noi costruiamo questo sistema che rafforza l'identità e l'unità nazionale, con l'unità che si riunisce a noi. Quindi io sono veramente grato a tutti voi, al comitato organizzatore, e onorato per essere stato invitato a dare un saluto al punto del governo. Penso che questo vostro inizio di celebrazione sia un'occasione speciale, importante, e so che dal programma che voi avete fatto sarà al centro dell'attenzione non solo della vostra comunità ma dell'intera comunità nazionale. Quindi vi formulo tanti auguri e voglio anche a nome del governo ringraziarvi per ciò che avete fatto e per ciò che fate per il paese. Grazie. Allora grazie signor Ministro, mi posso permettere di chiamare il
visto che sei tra i sostenitori a difesa dell'autonomia, io mi permetto che tu possa difendere, di chiederti che tu possa difendere la regione, l'autonomia della regione Molise, che mi pare nel disegno depositato in commissione, nel disegno di riforma costituzionale, c'è qualcuno che invece vorrebbe fare qualcosa di diverso. E nel segno, nel ricordo di questa giornata e di quello che tu hai detto rispetto alla difesa delle autonomie regionali, mi permetto di darti questa spilletta, che nel momento in cui discutete il Consiglio dei Ministri questo provvedimento, attraverso questa spilletta tu possa ricordare di difendere l'autonomia della ventesima conquistata da questa regione, la ventesima. Prima di procedere alle relazioni tematiche, perché voglio ricordare a tutti che il Comitato ha inteso fare 5 eventi sul nostro territorio regionale, quindi procederemo con gli interventi dei relatori seduti a questo tavolo, c'è da fare un evento, c'è da celebrare un evento molto molto speciale, quello di inaugurare e benedire la campana box Fidei di 50 kg donata, cioè fusa alla presenza di Don Massimo. Dove sta? L'ho perso. Sta arrivando la presenza di Don Massimo e di Sua Eccellenza, della campana che abbiamo sulla mia sinistra e che adesso sarà benedetta, approfittando della tua presenza e soprattutto fatta dalla Fonderia Marinelli. Dopo mi perdoni, dopo facciamo il dibattito, se cortesemente possiamo procedere alla celebrazione, dopo facciamo gli interventi a margine delle relazioni dei relatori. Questo evento straordinario, ci sono i due papi qui,
Padre Emerito e Benedetto XVI e Papa Francesco. E poi dall'altro lato, al centro, c'è la stemma di Sua Eccellenza, l'Arcivescovo, e sotto lo stemma della Basilica Minore, la Basilica Minore che tra pochi giorni sarà elevata questo santuario, la Basilica Minore, cosa molto importante. E oggi si trova qui questa piccola campana ad essere protagonista in questi 50 anni del Molise. Noi ci sentiamo parte del Molise non solo da 50 anni, ma la nostra fondazione da 1000 anni che sta in questo paesino locale a Agnone, che diciamo, insieme al Molise è andata avanti. Per fortuna che c'è stato questo Molise, che noi intendiamo sempre come una grande città che ci accomuna tutti quanti e che ci dà veramente questo senso di appartenenza, questo modo di vivere, questa sensazione di vivere bene, di vivere con gli altri, di vivere la vita normale che forse in città e in altre parti del mondo forse non si hanno. E questi rintocchi speriamo siano rintocchi di pace, di fede e di fratellanza. Questa benedizione è sempre commovente, perché benedire una campana è benedire una voce che è insieme universale e insieme personale. La campana ti invita tutti, ma non tutti ascoltano, perché questo è il mistero di Dio. Ti chiama in libertà, rispetta la tua libertà, però questa voce la senti gratuita, rispettosa, insieme, sempre, sempre immensamente fedele. Perciò diciamo una preghiera alla Madonna, che sia lei a benedirla insieme con noi e possa veramente dare a Molise questa vox fidei che ha sempre avuto nei secoli e la custodisca anche per le generazioni future. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno Gesù. Da Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Benedici, o Signore, questa nuova campana a te dedicata, fa che i membri della tua famiglia, i membri di tutto il Molise, all'udirne il richiamo, a te rivolgano il loro cuore e, partecipando alle gioie e alle lacrime dei fratelli, si raccolgono nella tua casa per sentire in essa la presenza di Cristo, ascoltare la vox fidei, aprirsi a te con fiducia filiale nella grazia del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. E nel nome di Maria Santissima Addolorata, io ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E grazie veramente di questa partecipazione, di questa campagna. Un applauso grandissimo. Però la ditta Marinelli oggi mi ha fatto una proposta incredibile. Sta pensando alla giornata di giovani di Cracovia 2016 e vorrebbe che dal Molise partisse una campana. Questo quanto pesa? 50 kg. Ne vuole portare uno che pesi 50 quintali. Però sarebbe meraviglioso la GMG del 2016 potesse avere sul piazzale di Cracovia la diocesi di Giovanni Paolo II, che ha benedetto il da santo, ci auguriamo, e
che ha benedetto la fonderia di Agnone nel 1995-19 di marzo, potessimo apportare questa campana di 50 quintali. Sarebbe veramente una cosa grandissima. Facciamo un applauso a questo sogno. Allora riprendiamo posto, grazie, salutiamo il signor Ministro, ringraziamo sempre per la sua attenzione e mi auguro che quella sfida vi possa consentire di poter, io ricordo, difendere questa autonomia regionale. Passiamo con le relazioni sui temi che stiamo affrontando in questa prima giornata, questo primo pomeriggio. Diamo la parola al già vicepresidente del comitato del 50° anniversario della regione come storico, il già presidente del consiglio regionale Antonio D'Ambrosio, che parlerà dell'origine dell'idea di regione. Prego Antonio. Grazie presidente, grazie a tutti. Mi è stato dato il compito di parlare, anche se sinteticamente, per cenni storici dell'origine della regione autonoma. La materia è sempre osservata, si spezza sovrastante, esattamente. Vi limiterò quindi in questi 10 minuti a parlare, a ricordare solo alcuni dei tanti personaggi e dei decisivi passaggi sociali e istituzionali che hanno avuto questo aperto processo fino al raggiungimento dell'obiettivo. Non me ne se ne voglia se lo posso piacere trascurare, limitando a brevi parole e azioni, la partecipazione di tanti altri che per il loro impegno pur meriterebbero di essere ricordati. Partendo proprio da questa citazione su San Mito, dico anche agli illustri ospiti, proprio riferendo alle estreme lotte sostenute da questo popolo, le cosiddette guerre sociali, in difesa del proprio territorio, in opposizione alla stanza della Roma, la Lega per queste battaglie combattute con chiarezza conia una moneta con sopra stampato il nome Italia. È la prima volta che questo vocabolo è usato e portato all'attenzione della storia. Il Molise, in questo territorio, queste origini. Oggi di questa antica civiltà rimangono poche pagine di storia e tanti monumenti che testimoniano la virtù di questo popolo. È noto che la sconfitta dei Sanniti e la romanizzazione del territorio, lo stesso Sannio, Sannio scompare, diventando nel volgere di poche generazioni solo una pura espressione geografica. Dopo la caduta dell'impero romano con l'avvento dei Normanni, fautore di azioni unificatrici di politica amministrativa e di giudiziaria, alcune forze contee sparivano. Nel nostro territorio la Bubrellensis nel 1239 passa alla famiglia dei Novizio, diventando successivamente comitato Sulmisi, avendo capoluogo Campobasso, contea di Molise d'Oro e condato del Molise, con il sopraggiungere degli spagnoli, con tanti Torbone, Pizza, eccetera, questo territorio è aggregato alla capitanata e con capitale Foggia. Ci vuole la rivoluzione francese, ci vuole la Repubblica Napoletana per rimettere, riposizionare questo territorio e ridare una certa autonomia. Naturalmente i personaggi che sono stati e qui citato dal Presidente del Consiglio, ma in modo particolare Vincenzo Cuoco, che riposiziona
meno attraverso la sua influenza con il francese e ridà dignità a questo territorio. Con i francesi, ulteriormente, con il ritorno dei francesi nel 1806, 1808, 1808, 1815, si ritrova quella identità, si ritorna ad essere una provincia autonoma e si aggiungono Larino, si aggiunge Teramo, il Basso Molise ed Avignone. Quindi si ricompatta un territorio e un popolo attraverso questi anni. Questa riforma l'ha voluto un altro dei grandi di questa regione, è stata voluta, favorita indubbiamente da Carlo Morisano, ma in particolare da Giuseppe Zurlo, allora ministro della giustizia e degli interni, in questo breve e intenso periodo del dominio francese. Ma un altro Morisano che aveva già ipotizzato la richiesta, o comunque l'autonomia della regione, già nel 1788, ed è Francesco Longaro, cui insieme ad altri uomini di cultura come Giuseppe Tagliagalanti e lo stesso naturalmente di Giuseppe Buono. Longaro, nel sostenere questa tesi dell'autonomia, così descrive la nostra regione, il nostro territorio: la sua figura ridotta a regolarità è triangolare e si approvincia molto a quello del cuore umano, come diceva lei, padre Giancarlo, il cuore che lo citava, il cui vertice al Levante è la frase nella lunga catena occidentale. Questo era la descrizione del nostro territorio fatto da Longaro. Nonostante ciò, comunque, rimane l'abbandono di questa provincia e lascia dietro di sé una scia di miseria e di sottosviluppo costante. Il territorio della provincia del Molise, sul piano morfologico, presenta asperità e le condizioni di vita della quasi totalità dei molisani, in particolare dei contadini, sono pessime perché sono pressoché alla fame. Purtroppo nella provincia sono quasi del tutto inesistenti le strade e i commerci, non c'è industria che si può considerare tale, c'è solo qualche bottega d'artigiani, mentre circa il 90% della popolazione è dedicata all'agricoltura, all'uralità. Nel 1860 il Molise geograficamente si configura ancora come era stato fatto dal Gioacchino Murano. Però ulteriori problemi sopraggiungono proprio con l'unitarietà. Per poter, come dire, dare, soddisfare la richiesta che veniva da più parti per Benevento provincia, viene tolto una parte alla terra del lavoro e una parte del territorio della Molise e viene assegnato alla provincia di Benevento. Sia col decreto che fece Garibaldi, sia riconfermato dal Parlamento. Naturalmente delle frange che sono state la loro volta passate nel Molise protestano per questa assegnazione, volendo rimanere nella terra del senza essere stati consultati, un'aggregazione territoriale, senza la consultazione e il consenso dei cittadini. Al Molise naturalmente questo è stato solo un indennizzo. Naturalmente per chi lo ricasso il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, che accoglie le preoccupazioni dei moderati della condizione della mezzogiorno, i quali sono preoccupati delle azioni del voto ancora in atto e timorosi che una gestione autonomia può creare le condizioni per il ritorno del Borbone, sollecito l'adozione di uno Stato forte ed accentratrice. Il nuovo regno diviso in 59 province, con a capo un prefetto, con il grande potere nominato e dipendente direttamente dal governo. Le province sono suddivise in circondari, da sottoprefetti, eccetera. Il Molise, dal nuovo Parlamento, però italiano, ne esce deturpato e ridimensionato, quindi scomponendo quella bella immagine che aveva dato Francesco Longaro. Intanto inizia, sempre qui nel Molise, un esodo di massa
che dal 1870 al 1960 porterà di oltre 600.000 quest'anno su una popolazione che supera di poco 300.000 abitanti. Per circa 50 anni, nonostante le continue richieste dei polistani, il silenzio del governo sulla questione posso che portare la richiesta di un autonomia territoriale. Il tema dell'autonomia è ripresa, seppur incidentalmente, dopo le elezioni del 1919, la seriale per la questione relativa alle leggi elettorali sembra, come dire, una strada secondaria attraverso la quale i polistani si organizzano. Il Molise è aggregata statisticamente alla provincia, ma appartiene al collegio elettorale di Campobasso Benedetto e nelle elezioni del 1921 quasi a questi si aggiunge addirittura il nuovo collegio elettorale che diventa Campobasso Benedetto e la Molise. È evidente che il collegio più composto di candidati molisani sono fortemente svantaggiati. La questione trovò un suo apice proprio nelle elezioni del 1921, dove non sono letti un numero inferiore ai deputati che toccava al Molise. Per porre fine a questa anomalia si riprende il cammino dell'autonomia e il Consiglio Provinciale dà incarico al consigliere Giambattista Masciotto di redigere sulla questione una relazione. Nel 1922, sulla scelta del dibattito, sulla questione e su questi argomenti dell'autonomia e dell'istituzione del Comitato Ministro vicino ai cittadini, si organizza il primo congresso regionale per l'autonomia. Assume la presidenza di questo organismo la collega Michele Tutavalle, vicepresidente della Camera, allora deputato, la funzione segretaria è chiamata un giovane brillante avvocato. Assiste ai lavori anche il direttore della Bella Scarfoglio. Dinanzi a questo pubblico numeroso, qualificata la presenza di tutte le forze politiche, il Masciotto svolge le sue brillanti relazioni, riproponendo sostanzialmente le diversità del Molise con l'Abruzzo, le conseguenze negative per il Molise della distribuzione delle risorse pubbliche e delle dislocazioni dell'ufficio statale. Un ordine del giorno proposto dal popolare Michele Concosartuno dal titolo per un Molise come regione a sé stante, trova le perplessità di qualche partito politico. Ciò induce ad una rimodulazione del documento. L'ordine del giorno visto viene approvato all'unanimità da tutti i partiti presenti, con l'astensione dei socialisti che con Nicola Craxi fanno sapere che avrebbero preferito dare la priorità alle questioni di ordine sociale. Comunque il documento elenca anche i bisogni in generale del Molise, che in sintesi il Molise appartiene al compartimento della Bruzza, cioè la legge elettorale, come dicevo prima, il Benevento del Vino, si trova in questa situazione di ibridità e ne vogliono uscire. Il documento poi elenca anche i bisogni della realizzazione delle grandi infrastrutture assenti oramai. L'utilizzazione delle acque e di altri provvedimenti nel settore dell'agricoltura e della scuola. Questo è il programma del Comitato ed è l'elemento unificante per la nuova battaglia che si sta aprendo per la nostra autonomia. Comunque, nonostante questo entusiasmo, in questi giorni del dibattito, allora nessun ascolto alla presenza delle richieste del Molise del fascismo. Sotto il regime qualcuno continua a coltivare speranza di autonomia, ma della questione non se ne parla della luce, non per la riforma elettorale che riaprirà con la liberazione, che siamo già nel 1945, riprende su iniziativa di alcuni gruppi sociali la questione dell'autonomia della regione. Fa proprio la questione il Comitato di Liberazione Nazionale Molisano il 4 agosto. Che rivendica verso il Comitato Nazionale di Liberazione la rappresentanza di un movimento. Ma riprendere con vigore questa battaglia sono due giornali locali, e in particolare la scossa di Roberto Formichetto e l'improvviso, che è noto per l'appunto di un comitato pro-Nazionale. Quest'ultimo giornale fa il piede a stile di un ordine del giorno da inviare al governo.
governo provvisorio, richiedendo il decentramento dell'ufficio dello Stato. In Molise supremo da Bario, da Napoli, da Benevento, da Roma, da Napoli, da Ancona e da Foggia. I servizi, come ricordavo, e le istituzioni per i cittadini molisani in 7 regioni diverse dove potevano esercitare in qualche maniera comunque è chiaro che a tutti che adesso è il momento per sostenere le antiche mai soffitte ragioni dei molisani. A Roma in discussione la riscrittura della carta costituzionale e la nuova forma amministrativa e territoriale dell'Italia liberata dal fascismo. Infatti il dibattito si animò successivamente in merito all'Assemblea Costituente che iniziò il suo lavoro per la nuova Carta Costituzionale e soprattutto per la definizione della nuova forma giuridica dello Stato. Consapevoli del momento storico, il Presidente della provincia Eugenio Grimaldi emana una circolare per i sindaci esortandoli a sostenere l'iniziativa per l'autonomia e l'invita l'associazione industriale ad essere protagonista di questa nuova battaglia politica. Il presidente degli industriali locali per 10 anni è eletto presidente del comitato stesso. L'assemblea generale convocata il 18-19 novembre del 1946 è presieduto dall'onorevole Cipriano Facchinetti Molisano, ministro della guerra. Ricorda Michele Camposantuno, le adesioni alla grande manifestazione furono numerose ed entusiastiche. Alle ore 10.30 del 19 novembre l'aula magna del Mario Pagano era gremita di pubblico di ogni condizione. Vi erano le autorità politiche, amministrative, militari, religiose, nonché magistrati, docenti universitari, rappresentante della maggior parte dei comuni molisani e di tutti i partiti politici. Uno spettacolo davvero imponente. Il documento finale, dopo un approfondito dibattito, tutto teso a indicare le ragioni sociali, economiche, storiche, culturali dell'autonomia della regione, firmato da Michele Camposantuno per la Democrazia Cristiana, Francesco Politto per Nuovo Qualunque, Renato Morelli per il Partito Liberale, Pietro Mancini per il PSI, Nicola Craxi per il Partito Comunista e la Michele Fiorella per la CGL. Intanto il Molise come collegio elettorale è ancora una volta staccato dalla forza incredibile e unita per tutto. Nella costituente la partita si sta giocando nella seconda commissione, presieduta da Umberto Terracini. Dopo l'intervento pregevole di Emilio Russo, le cose sembravano mettersi bene per il Molise, anche se le insidie per il suo smembramento o provincia da aggregare alla Campania rimanevano aperte. Venne però votato la presa in considerazione del Molise come regione a sé stante, previo solidale consenso delle popolazioni interessate. Come prevedeva l'ordine del giorno, riassuntivo presentato dal Democristiano come l'onorevole Campi, l'entusiasmo del Molisano si può poco, poiché perché era importante la presa in considerazione, poiché nella seduta plenaria dell'Assemblea Costituente, nonostante le assicurazioni, si presentò un elenco di 20 regioni, ne uscirono 19 dall'elenco. Alla fine il Molise diventa questa volta per norma costituzionale una appendice divisa da un trattino con l'Abruzzo. Questo trattino sarà interessante capirne perché siamo dei bizantini e ragioniamo in forma bizantina. Ci aiutò nel dibattito a individuare la diversità tra Abruzzo, Molise, tra Abruzzo, trattino Molise e Emilia e Romagna. Pertanto si riconosceva il Molise attraverso quel trattino che anche sul piano del diritto di costituenti avevano voluto vedere separato le due.
Dove la Repubblica Cusacuni, insieme a tutta la delegazione parlamentare molisana, pone la questione molisana della democrazia cristiana, insieme a Sedale, San Martino, al senso politico del popolo nazionale, nella prima legislatura. Propone l'attivazione della proroga della dell'undicesima disposizione transitoria dell'articolo 132 della Costituzione per riavviare il ragionamento della politica, quelle che prevede la possibilità di riavviare la discussione sulla legge. Le Camere, intanto si avvia la discussione, si sciolgono anticipatamente. Nella seconda legislatura il senatore Magliano lo propone, diciamo, un atto pensato che sarebbe stato meglio trovare la maggioranza al Senato, che il senatore Spagnola che propone per affrontare la proposta di legge sulla famiglia. Anche qui, se arriva il dibattito, non nulla di male, si scioglie anticipatamente la discussione. Nella terza legislatura le cose sono tutto nuove. L'onorevole Di Giacomo di Sermi raccoglie le istanze di mobilitazione degli servizi. Presenta una proposta di legge per i servi a provincia da accogliere prima, dice la testa, del riconoscimento del Molise come regione autonoma, perché nel dibattito c'era che non poteva essere fatta una regione con una sola provincia, e allora di già per soddisfare sì le istanze ma anche per non dare modo a questi ragionamenti presenta questa proposta. Sembra certo dell'approvazione oramai della nuova provincia di Serra. Il dibattito in Parlamento nel Molise è acceso, ci sono rivolte fatte ai Serri, ma è Renato che stava contro i Serri, che non voleva che accadesse ciò, ma accade che anche il senatore Magliano presenta una proposta di legge per fare provincia da Rino Bertoni, e allora come dire le cose iniziano a complicarsi anche nel territorio. 18 giugno, quindi dicevo, nel 1958, Magliano ripropone, opera la provincia, ripropone anche il disegno di legge costituzionale per la modifica dell'articolo 131 della Costituzione per l'istituzione della regione Molise, ricevendo autorevoli firme come quelle di Giovanni Leone, Umberto Guerracini, Emilio Russo, tanti altri nuovi senatori, da mai Emilio Russo era diventato un estremo sostenitore della causa. Della causa molisana. A Capobasso si moltiplica iniziative d'assemblee, nel comune della produzione del Molise si vota per l'autonomia del Molise, la maggioranza si pronuncia positivamente, ma c'è un'anomalia, perché la stessa data della Costituzionale prevede il referendum dei cittadini, non votano i cittadini, ma votano le assemblee municipali. Comunque, nonostante questa anomalia, l'iter parlamentare seguito dal novembre Giacomo Senato di Torino Monte, Girolamo Avegna, Reno San Martino, si avvia con la prima lettura alla Camera il 21 giugno del 1960. Tutto sembra a parte perché termina il 14 febbraio del 1963. La proposta ottiene il voto favorevole anche agli altri parlamentari molisani, Ferdinando Mancone, il Partito Comunista e Francesco Politti. Ma lo scioglimento ancora una volta del Parlamento c'è proprio. Ad aprile 1960, ancora una volta la proposta dei casi si deve cominciare. La questione si ripresenta alla quarta legislatura, che inizia dopo l'elezione del 28 aprile del 63. Alla nuova deputazione parlamentare molisana si rivolse il Consiglio degli amministratori della provincia ed il Comitato regionale per l'autonomia, questa volta presieduto dal giovane deputato da Girona, provincia da Venezia. Questi sollecitano a continuare la battaglia parlamentare per la loro legge. Di fronte a questa richiesta, scriverà l'onorevole Giovanni Avena, ritenni doveroso accettare questo impegno in quanto l'aspirazione dell'autonomia dei molisani era antica e mi sembra un obbligo morale anche ricordare l'impegno dell'onorevole Tommaso Accurto con il Partito Popolare, prima e con la Democrazia Cristiana dopo, per l'attuazione dell'undicesima disposizione transitoria della nostra. Quindi indicato il governo su alcuni vicepresidente della stessa. Nella nuova legislatura si riparte ancora a sé. Il senatore Magliani, 17 luglio 1963, presenta insieme ad altri 8 senatori di diversi partiti la proposta di legge di modifica costituzionale
Dopo due giorni inizia la procedura d'urgenza, il 17 dicembre dello stesso anno, dopo anche il provvedimento di parte, di cui sentiremo anche questa sera le parole sintetizzate, che dicevano la pena, non voto favorevole di tutti i gruppi politici, nasce la ventesima regione, prolungata la legge della Costituzionale il 3 dicembre del 2020, numero 3 del 27 dicembre del 1963. Rimaneva aperta la questione della provincia di Cerno, della provincia di Cerno, che vedrà la luce nel 1960. La discussione quindi su questa esperienza e di nuove opportunità che si aprono attraverso questi altri 50 anni, queste nuove sfide che ci aspettano, le condizioni internazionali e nazionali sono, diciamo, modificate, se si pensa solo ormai all'Europa, impongono anche nuovi ragionamenti. Comunque, oggi si è tutta alla ricerca di nuovi assetti, nuovi modelli di sinergia istituzionale per sviluppare nuove potenzialità economiche, sociali e culturali. Si tratta quindi di saper gestire con cura e spirito aperto nuovi progetti che non possono, come per il passato, a irrazionare smembramenti territoriali a danno della realtà italiana e più facile. Tutte le proposte sono da valutare con serenità e lungimiranza, senza da solito proiettare un progetto che ne potrebbero scaturire dalla convinzione che se tutto si muove i buoni sani non possono star fermi, scriveva proprio il Presidente del Cielo, il Presidente più importante, e se gli altri sono fermi, aggiungo io, che ho fortuna, vista l'esperienza del passato, che i buoni sani si muovono. Consapevole anche che tutto ciò è affidato in primis ai poteri democratici decisionali, a tutti i livelli, ed alla politica, senza dimenticare però che la decisione finale appartiene sempre al popolo. Grazie. Non si sente? Sì, grazie Antonio D'Ambrosio. Voglio pregare i prossimi relatori se magari seduti, mi dicono dalla regia, se stiamo seduti si sente meglio anche in fondo all'aula, altrimenti c'è una dispersione di una vecchia abitudine di andarsi in piedi nell'aula consiliare, ed è vero così per rispetto di chi sta di fronte. Grazie ancora Antonio per la tua splendida relazione. Adesso la parola al giornalista Pina Petta, che tratterà il tema 50 anni di storia istituzionale. Prego. È stato chiesto all'Antonio D'Ambrosio questo compito di fare un viaggio all'interno di un passo che è fatto di istituzioni, enti, uffici, servizi, dopo l'autonomia. Io faccio una premessa, ricordo quegli anni in maniera molto sfocata per due motivi. Uno, perché ero una bambina e quindi forse non riuscivo a capire ancora l'importanza dell'autonomia di questa regione. E poi perché ero figlia di quel fenomeno che il Monsignor Brigantini ha citato, ero figlia dell'emigrazione, quindi negli anni che hanno preceduto l'autonomia del Molise, prima del 63, io ero all'estero dove erano i miei genitori. Fatta questa premessa, certo non sarò esaustiva, ma cercherò di darvi una fotografia di quello che è il sistema Molise a partire dal 1963. Alcuni giornali dell'epoca titolarono il Molise la ventesima regione della Repubblica, creata la regione del Molise, e riportarono anche preso conto dell'ultimo atto alla Camera dei Deputati, dove sul finire del 63, lo abbiamo ascoltato da Antonio D'Ambrosio, fu approvato il disegno di legge che prevedeva la creazione di una regione territorialmente e amministrativamente autonoma. In quella circostanza, proprio in sede di dichiarazione di voto, l'onorevole Girolamo Lapenna affermò che la Camera così rendeva finalmente giustizia a quell'anelito antico delle genti molisane. Era ormai indispensabile, concluse Lapenna, l'adozione dello strumento autonomistico regionale per sollevare il Molise dalla sua secolare depressione economica. Il Molise, concluse, saprà dimostrare di aver meritato il riconoscimento tanto atteso.
per l'onorevole Giacomo Sedati, che parlò anche a nome di altri colleghi parlamentari, l'approvazione della legge avrebbe chiuso un periodo di difficoltà per il Molise. Del resto, disse Sedati, anche l'Abruzzo, dal quale il Molise si distacca, ha sempre lealmente riconosciuto la validità delle aspirazioni molisane. Qualcuno all'epoca si chiese: giova al Molise il distacco dall'Abruzzo? Questo interrogativo scaturiva, come la stampa dell'epoca riportava, dalla considerazione di quelli che erano i limiti regionali, che erano troppo angusti, e dalla scarsa consistenza demografica. Ma di sicuro però andava fatta anche un'altra riflessione, quella che poneva il problema non solo sotto l'aspetto territoriale, ma anche sotto quello storico, geografico, etnico, politico e sociale. Il Molise, prima della sua autonomia, altro non era che una pendice di varie regioni, per alcuni uffici si dipendeva dall'Abruzzo, per altri dalla Campania, dalla Puglia e perfino dalle Marche. Quindi si verificavano anche contrasti di competenze, ma soprattutto nel popolo molisano c'era anche un disorientamento che paralizzava ogni sforzo di ripresa di questa regione. E aggiungiamo anche che la carenza di rapidi collegamenti rendeva molto precari i rapporti tra il Molise e l'Abruzzo. E da qui proprio, di qui la grande comprensione che gli abruzzesi ebbero verso le esigenze dei molisani. Se l'Abruzzo si fosse opposto sia in sede parlamentare che a livello di amministrazioni locali, il Molise l'autonomia non l'avrebbe mai ottenuta. Un'autonomia che ha mosso i suoi primi passi in maniera lenta, in maniera incerta, ma che subito dopo ha trovato concretizzazione nell'istituzione di uffici, enti, servizi che avrebbero contribuito a dare a questo territorio la dignità di regione. Si partiva però dall'anno zero. E proprio la mancanza di uffici e servizi statali in questa regione era stato un po' il filo conduttore di tutta la battaglia autonomistica. Il percorso per materializzare questa struttura funzionale della neo-regione, come potete capire, fu molto tortuoso. Bisognò aspettare la legge 883 del 13 luglio 1965 per iniziare il conto alla rovescia. All'articolo 1 di questa legge si legge: nella regione Molise sono istituiti i seguenti uffici: provveditorato regionale alle opere pubbliche, comitato tecnico amministrativo, ispettorato compartimentale dell'agricoltura, ispettorato regionale delle foreste con relativi comitati regionali, ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e relativo comitato. Con l'articolo 2 invece veniva cambiata la denominazione dell'ufficio provinciale del lavoro e dell'ispettorato del lavoro, che diventavano rispettivamente ufficio regionale e ispettorato regionale. A rango regionale furono elevati poi anche il compartimento ANAS e l'ispettorato a carico. Con questa stessa legge veniva istituita la ragioneria generale regionale dello Stato, che aveva sede proprio a Campobasso. Questi uffici, secondo la legge, dovevano entrare in funzione entro 6 mesi. In questo primo pacchetto mancava però la sezione distaccata della Corte d'Appello, che fu istituita con la legge reale del 5 giugno 1967. L'inaugurazione avvenne nel luglio 1968 e questa fu un'altra importante conquista, perché Campobasso era l'unico capoluogo di regione a non avere, a non essere dotato di questo importante istituto giudiziario. Il primo presidente fu il molisano Tancredi Milanese. Ricordiamo anche che il 7 giugno del 1970 ci furono le prime elezioni regionali, l'insediamento del primo consiglio regionale il 25 luglio, e nella seduta dell'8 agosto del 70 venne nominata la commissione per l'elaborazione del progetto di statuto. Una commissione che iniziò a lavorare, come si può capire, tra tante difficoltà, di una struttura regionale che ancora è inesistente e senza un indirizzo formale del consiglio. In ogni caso lo statuto fu approvato a gennaio 1971. Intanto si andava avanti con l'istituzione di nuovi uffici e servizi, nascono le unità sanitarie locali, le USL, poi come sappiamo sono costruite con legge regionale un'unica azienda sanitaria, la ASL, nascono le comunità montane. Successivamente venivano istituiti il Tribunale Amministrativo Regionale, la sezione regionale della Corte dei Conti, la direzione INPS, la direzione INAIL, il Comando Regione Molise dei Carabinieri, il Comando Regione Molise della Guardia di Finanza, il Comando di Reclutamento dell'Esercito, dopo la chiusura del distretto militare e del Comando Militare Regionale.
Nel 1983 l'Istituto Centrale di Statistica deliberò l'istituzione dell'ufficio di corrispondenza per il Molise con sede a Campobasso. Nell'84 il Dipartimento dell'Amministrazione delle Poste, qualche anno dopo nell'89 l'ufficio scolastico regionale. Intanto aveva avuto la sua autonomia anche la sede della RAI, in precedenza dipendente da quella di Pescara. La sede molisana fu inaugurata 29 luglio 1973, e scusate, io in quella data non c'ero. Più avanti nacquero altri uffici come l'IRESMO, l'Istituto Regionale per gli Studi Storici, l'IRR, l'Istituto Regionale di Ricerca Educativa, poi l'ERIM e l'Ente di Sviluppo Agricolo. Quindi, come si dice, ci sono stati tempi e modalità diverse, a volte anche atipiche, che caratterizzarono l'acquisizione di questi uffici. Pensiamo ad esempio, io ho letto dalla stampa dell'epoca, al caso della sovrintendenza storica, archeologica, architettonica, ambientale, per la quale si è seguito un procedimento che proprio la stampa letta definì fantasioso. Nel 1955 venne chiesto l'ispettorato ai monumenti, nel 1970 la sovrintendenza unica, inserendo un emendamento alla legge 20 del 70 con la quale si creava la provincia di Isernia. Fu poi prevista la sovrintendenza regionale sui beni culturali e furono nominati due sovrintendenti con responsabilità diversificate. Quindi, come ho detto poco fa, nel 1970 poi venne istituita la provincia di Isernia. Ricordiamo tutti l'entusiasmo della popolazione di questi 52 comuni del territorio pentro. Una conquista dovuta soprattutto, come affermò il presidente della regione Iorio in una delle celebrazioni, mi pare del quarantennale, in occasione del quarantennale, all'impegno della classe politica espressa dal Molise nel secondo dopoguerra. Una classe politica, disse il presidente Iorio all'epoca, che ha creduto nelle capacità del territorio e ha saputo guardare al futuro in modo strategico. Insomma, la battaglia per la piena autonomia è andata avanti per molti anni, molte rivendicazioni hanno avuto positiva conclusione. Pensiamo ad esempio a quello che può essere considerato uno dei più importanti risultati legato in qualche modo all'autonomia, l'istituzione dell'Università del Molise con legge 590 del 14 agosto 1982, anche in attuazione del piano di istruzione che prevedeva l'istituzione delle università nelle regioni che ne erano prive, e allora ad esserne prive erano il Molise appunto e la Basilicata. Senza l'autonomia probabilmente Campobasso avrebbe ottenuto solo qualche facoltà distaccata degli Atenei abruzzesi. Agli inizi degli anni 90 ci fu l'autonomia anche per la capitaneria di porto di Termoli, prima era una pendice di Pescara. Non va tralasciata la nascita dei nuclei industriali che hanno rappresentato la base per lo sviluppo della zona costiera, ricordiamo lo stabilimento Fiat a Termoli, forse l'azienda più importante, e di tante altre aziende, della zona matesina con le aziende del Nucleo di Campochiaro, del territorio Benafrano con le tante aziende del territorio di Consigli. A metà degli anni 90, esattamente nel 1995, il Molise segna un altro punto importante, soprattutto in relazione alle specializzazioni in oncologia e cardiologia. Incontrata a Tappino, venne posta la prima pietra del Centro di Ricerche Biomediche della Cattolica. Protagonisti di quel momento che rimane nella storia della nostra regione furono Giovanni Paolo II, Papa Giovanni Paolo II, e l'allora presidente della giunta regionale, il professor Giovanni di Giandomenico, che tra poco sentiremo. Non va dimenticato però che l'arrivo della Cattolica a Campobasso fu voluto strenuamente dai parlamentari molisani, ma soprattutto dal compianto Florindo Daino. Proseguendo questo viaggio negli uffici e nei servizi regionali autonomi, ricordiamo la nascita del compartimento delle poste, del compartimento delle ferrovie, del comitato regionale del CONI, il primo presidente fu Mario Lancellotta, dei comitati delle federazioni sportive. Come vedete si andava completando con la creazione anche di enti regionali, di consorzi di gestione di specifiche risorse o di aree attrezzate per le attività produttive, si andava così completando quel reticolo funzionale del sistema molise. Un sistema che però negli anni più vicini a noi ha dovuto fare conti con un'altra battaglia, quella per la difesa dei suoi uffici. Sappiamo tutti che in un'ottica di razionalizzazione agli inizi del 2000
Ci fu lo smantellamento di alcune strutture essenziali per lo sviluppo della regione e così il Molise da allora ha cominciato a perdere i suoi pezzi per strada. La prima struttura a pagare lo scotto di quella che fu chiamata razionalizzazione fu il Provveditorato alle opere pubbliche. Il decreto ministeriale avente per oggetto l'organizzazione interna del Ministero prevedeva un ufficio unico per Campania e Molise, che sede però a Napoli. Dalla stampa dell'epoca si rileva anche la presa di posizione di alcuni parlamentari molisani, tra cui l'onorevole Riccio, che dopo aver presentato un'interrogazione urgente al Ministro sollecitava le istituzioni locali, le associazioni di categoria, i sindacati ad attivarsi per scongiurare, disse, una ulteriore beffa per il Molise. Il Molise che stava già facendo i conti con una continua razionalizzazione degli uffici, Enel, Poste, Telecom, agenzia del demanio per la quale ora dipendiamo da Pescara, vero professor Cattaroli? In questa fase di soppressione e di razionalizzazione c'è anche però una nota positiva. In Italia, lo ricordiamo, sono stati soppressi molti piccoli tribunali. Il Molise ha difeso e salvato quelli di Larino e di Isernia. Nella specifica legge venne previsto che ogni corte d'appello avesse almeno 3 tribunali. In un'intervista all'epoca, ricordo al capogruppo della Margherita e consiglio regionale Tommaso Di Domenico, 8 anni fa si rilevava la preoccupazione degli amministratori per lo smantellamento proprio di questi uffici e servizi essenziali che avrebbero riportato il Molise ad una semplice, disse Di Domenico, entità geografica. Il riferimento era la soppressione del compartimento delle poste con relativa chiusura di alcuni uffici nei piccoli centri, allo smantellamento degli uffici del giudice di pace e a tanti altri ancora. Ricordo ancora che Di Domenico affermò testualmente con un'espressione molto colorita: ci stanno rubando i mattoni dalla casa senza che nessuno se ne stia accorgendo. La finanziaria del 2007, come si legge, come riportato sul numero di maggio della rivista Il Bene Comune, aveva riaperto anche da poco rimarginate, riguardanti proprio l'assetto istituzionale della provincia di Isernia e soprattutto riguardante il sistema Molise nel suo complesso. Un sistema costruito faticosamente, come abbiamo sentito dalla relazione di Antonio D'Ambrosio, nell'arco di 2 secoli. In questo articolo, sul bene comune, si sottolineava come la razionalizzazione venisse vissuta non solo come un danno, ma anche come una forte discriminazione territoriale e sociale. In sostanza, con la finanziaria del 2007, in nome della spesa di funzionamento venivano proposte fusioni, trasformazioni, razionalizzazioni e soppressioni. Le strutture ministeriali maggiormente interessate nelle varie articolazioni sono state economia e finanza, costituzioni di sedi, pubblica sicurezza e scuola di polizia, interni e esterni. Interessati sempre a questa fase di riorganizzazione anche i settori giudiziario, scolastico, bancario e delle opere pubbliche. Decisioni queste che hanno messo seriamente in discussione la funzionalità e la governabilità dell'intera macchina pubblica regionale e provinciale in una regione già penalizzata da una crisi industriale e dalla ripresa dello spopolamento intellettuale giovanile. Una riorganizzazione che ancora oggi è in atto e che ci fa tornare a quella domanda iniziale: ha giovato al Molise il distacco dall'Abruzzo? Noi diciamo di sì, ma forse una risposta più esaustiva potranno darla i nostri figli e i nostri nipoti, anche per quello che è il dibattito attualmente in corso. E per immaginare gli scenari futuri io devo passare la parola al professor Giovanni Di Giandomenico, ricordando anche quello che il collega Leopoldo Ferore ha scritto nella premessa del suo libro Questione regionale e Statuto del Molise. Il Molise è relativamente giovane come soggetto giuridico-politico, ma ha radici antiche. Progettarne e costruirne il futuro è una sfida per tutti, ma soprattutto per chi ne ha il dovere istituzionale. Grazie. Passo subito la parola al presidente del comitato del 50° anniversario della regione, al professore ordinario di diritto privato, già presidente della giunta regionale, il professor Giovanni Di Giandomenico, che tratterà il tema, la situazione oggi, problemi e prospettive. Prego, professore. Io lo ringrazio. Dopo 50 anni alcune domande si pongono.
è ancora un valore per il Molise la sua autonomia regionale, è ancora certa la sua esistenza di regione a sé? La risposta alla prima è senza ombra di dubbio positiva. Lo sviluppo che c'è stato, il ritrovamento della propria identità, la conquista raggiunta, oggi le conquiste raggiunte, oggi sarebbero state impensabili. Come mai questa terra fosse rimasta propaggine periferiche della prima aggregazione, Abruzzi e Molise? Basti pensare ad un solo dato elementare e rozzo: l'attribuzione delle risorse non sarebbe poi avvenuta in maniera separata e proporzionale, ma come per l'innanzi, esse sarebbero state calamitate dalle zone più forti. Né sarebbero state immaginabili l'università, l'apparato giudiziario ed amministrativo creato, lo stesso sviluppo impetuoso dell'industria e della modernizzazione della vita. La risposta alla seconda domanda è invece più problematica. C'è, e non da oggi, una riflessione crescente sull'opportunità di dimensioni regionali troppo piccole, viste come superflue, antieconomiche ed anzi in tranche ad un più compiuto sviluppo. Più crudamente, enti parassitari, buoni solo per mantenere la casta e non certo per risolvere i problemi dei cittadini. D'altronde, il piccolo è bello, non è più di moda. Le economie di scala richiedono supermercati al posto dei negozi di quartiere, ospedali di grandi dimensioni invece di piccole infermerie di borgata, e così via. Ora, già agli inizi degli anni 70, proprio quando iniziarono a funzionare le regioni, e quindi a ridosso dell'attivazione delle regioni a statuto ordinario, la Fondazione Agnelli, in un famoso studio, invocava le macro regioni con un minimo di 3 milioni di abitanti, accorpando alcune delle 20 esistenti e riducendole a 12. Per quanto ci riguarda, ci vedeva parte della marca adriatica risultante dalla fusione di Marche, Abruzzi e Molise come territorio dell'Adriatico centrale, omogeneo per composizione sociale ed economica, oltre che per vocazione geografica, attorniato dalle altre regioni più forti: Emilia Romagna con 3 milioni e mezzo di abitanti, Toscana e Umbria insieme con 3 milioni, Lazio 4 milioni e mezzo, Campania 5 milioni, Puglia 4 milioni. Le tre regioni adriatiche in totale avrebbero quasi raggiunto l'ipotizzata soglia minima di 3 milioni di abitanti, essendo 1,3 le Marche, 1,2 le Abruzzi e 0,3 il Molise, totale 2,8. Ma era evidente il carattere astratto ed utopico della proposta, non essendo oltretutto nessun consiglio regionale, per di più appena costituito, disposto a rinunciare alla propria funzione e ad abrogare, ad abdicare all'autonomia politica e istituzionale. Oggi però il problema si ripropone anche sul piano formale, udendosi già le voci, non so quanto contate, in occasione della ipotizzata riforma costituzionale, che parlano della soppressione delle piccole regioni e comunque della riduzione del numero di questi enti. La cosa non sorprende, visto che nella stessa Germania, che ha 80 milioni di abitanti e 16 Land, si ipotizza sempre di più una riduzione del loro numero a 11. Certo, in Europa c'è anche il fenomeno opposto della frammentazione addirittura di Stati. C'è stata la dispersione della Jugoslavia, la divisione della Cecoslovacchia, si parla dell'indipendenza della Catalogna ed ora addirittura della Scozia. Tutto ciò, tra l'altro, contrasta con la necessità di una maggiore coesione del continente, che non riesce a trovare la indispensabile sintesi tra le sue varie componenti per poter fronteggiare le sfide che portano i nuovi colossi mondiali. La Cina, 1,3 miliardi, l'India, 1,3 miliardi, il Brasile e così via. E allora che fare del piccolissimo Molise? Bisogna rassegnarsi alla sua scomparsa, sia che essa venga decretata per decisione formale,
sia che arrenda per esaurimento economico e sociale? La risposta più spontanea e immediata è un no, sì. Ma ciò risolve il problema, no? Non si rischia alla fine di soccombere di fronte alla realtà delle cose e all'evolversi della storia? Ecco, io credo che per salvare la nostra autonomia bisogna giocare d'anticipo, senza fidare in eroiche resistenze, ora segnarsi ad inevitabili scomparsi, trovando altre forme di superare. A mio parere ciò non avverrebbe con improbabili giochi geopolitici, tipo l'aggregazione a Benevento per ricreare l'antico Sannio o a Foggia per inventare la Molitano. Tra l'altro Sua Eccellenza ricorderà che l'antica regione ecclesiastica era il Beneventano, io ero l'aspirante capo all'Oderta quando facevamo questi convegni regionali, come si diceva allora. Cioè, la provincia di Benevento, tutto il Molise e Foggia, e la Capitanata, questo era il Beneventano, l'antica regione ecclesiastica, che poi fu Questi sono esercizi di fantasia poco realizzabili sul piano concreto e comunque che non risolverebbero il problema, contando queste due aggregazioni entrambe circa 600.000 abitanti. Né è auspicabile un semplice ricongiungimento alla Corso, proprio per le motivazioni che portarono 50 anni fa ad autonomia. Credo invece che potrebbe utilmente esplorarsi una ripresa dell'idea della fondazione Agnelli, ma non andando verso la fusione delle regioni in una unica macro regione, salvaguardando invece l'autonomia delle attuali singole regioni attraverso una formula nuova, finora mai sperimentata e già attuabile però in base alla Costituzione repubblicana. Faccio riferimento al vigente comma 8 del novellato articolo 117, secondo cui la legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni. Questa norma, introdotta con la riforma del 2001, sovvertendo peraltro il precedente divieto posto dai costituenti del 48 a tutela dell'unità nazionale, e nella stessa ottica allora le regioni furono autorizzate a stipulare accordi con l'estero, prima proibiti, non mi risulta, come detto, che sia stata mai applicata. Essa, a mio parere, però, può trovare effetto su base volontaristica anche in maniera diversificata a seconda delle funzioni prese in esame. Per esempio, per quanto riguarda l'acqua che sgorga dal Molise, viene utilizzata anche e prevalentemente dalla Campania, oltre che dalla Puglia e dall'Abruzzo, è evidente che l'intesa non potrebbe che essere con queste regioni e non in ipotesi con l'acqua. Ma guardando ai settori più rilevanti dell'economia e dello sviluppo sociale e culturale, delle intese, o meglio ancora, un'unica intesa plurifunzionale con Abruzzi e Marche, potrebbe dar vita ad una specie di federazione o di consorzio o di comitato. Sempre revocabile o modificabile anche parzialmente e rimessa all'esclusiva volontà degli enti territoriali, cioè se Molise vuole, se l'Abruzzo vuole, così potrebbe pensarsi alle infrastrutture, ai trasporti, alla sanità, all'università, secondo l'ultima normativa tra l'altro della legge Gelmini del 2010, al medio credito per le piccole e medie aziende e ad altri settori di comune interesse. In questo modo si unirebbero le forze, si razionalizzerebbero i comparti con una sinergia che accanto ai risparmi economici, ormai ineludibili, favorirebbe soprattutto la qualità degli interventi, delle opere e dei servizi.
Inoltre, lasciando intatta la nostra autonomia, consentirebbe di difendere meglio le nostre regioni. È stato già ricordato, oggi il provveditorato delle opere pubbliche e l'ANAS sono andati a Napoli, l'ufficio scolastico regionale in Abruzzo, come pure le cose dell'Agenzia del Demanio, eccetera, eccetera. Cioè il nostro territorio viene continuamente spogliato di istituzioni, strutture e uffici, rimanendo tributario, come prima del 63, di altre regioni. In un accordo complessivo, viceversa, si potrebbe anche quellamente equamente distribuire le istituzioni e le opere comuni, così da non essere totalmente emarginate. Per gli organi comuni si potrebbe ipotizzare formule già in uso altrove, senza duplicare entità, stipendi e, tra virgolette, casse. L'assemblea della federazione potrebbe essere formata dalla riunione di quelle già esistenti speciali sessioni, come avviene, se ci penso lo sa benissimo, nel Trentino Alto Adige. Il Trentino è una provincia autonoma, cioè una superregione. Alto Adige è una provincia autonoma, cioè una superregione. Quando si mettono insieme per distribuire le poche risorse, si uniscono le due assemblee regionali. La direzione dei singoli settori potrebbe essere assolta dagli attuali rispettivi responsabili politici, attribuendo la guida del collegio a turno ad ogni singola regione, si pensa ai consigli dei ministri dell'Unione Europea. Ma la fantasia non conosce limiti e dunque altro ancora potrebbe essere ideato. Per esempio, anche il capoluogo potrebbe essere a turno. Ma perché la marca adriatica con le tre regioni interessate? Non solo per le motivazioni già esposte, il numero degli abitanti e l'estensione territoriale, ma anche per la posizione geografica, la somiglianza delle popolazioni, l'omogeneità delle realtà economiche ed imprenditoriali e la loro interazione. Inoltre, le tre regioni insieme, agendo di intesa, vedrebbero rafforzato il loro ruolo nell'ambito delle istituzioni nazionali ed europee, né sarebbero in alternativa o incompatibili con la Euroregione Adriatica, ancora per la verità in fase d'avvio, ma anzi ne potrebbero divenire promotrici e leaders. In sintesi, mai come oggi e come nel nostro caso, l'Unione farebbe la forza. Infine, una simile nuova realtà avrebbe per i Molise, a mio parere, un altro incommensurabile vantaggio: quello di farci uscire definitivamente dal sud, di cui ormai non godiamo più neppure dei finanziamenti europei, e di ancorarci stabilmente al centro Italia. L'idea che ho esposto in verità già da qualche tempo è stata dibattuta in vari esempi, convegni, trasmissioni televisive, confronti, tra l'altro in una televisione locale anche con il nostro attuale presidente che si dichiarò allora favorevole. Ma anche in Abruzzo, per l'iniziativa soprattutto di Luciano D'Alfonso, di questo che abbiamo qui stasera, con pronunciamenti quasi sempre positivi, tra cui quello dell'allora governatore Ionna. Poco nelle Marche si è dibattuto, anche qui però con importanti consensi, e però con un rinnovato interesse adesso, dopo la defezione di alcuni comuni marchigiani a confini con l'Emilia Romagna, per passare a quella più grande regione. Ci stanno ripensando. Ma io credo è tempo che del tema si occupi direttamente la politica, promuovendo gli opportuni contatti ed assumendo l'iniziativa di elaborare un progetto insieme con le altre due regioni su cui vuoi confrontarsi. Sono personalmente convinto che bisogna far presto. Non dobbiamo correre il rischio che gli eventi poi ci travolgano trovandoci impreparati. E comunque sarebbe utile portare la questione anche sul piano nazionale. Del resto, nei mesi scorsi, alcune forze politiche, una forza politica, la verità del Nord, aveva proposto, in tutt'altra dimensione, in tanti scopi, l'utilizzo di questa stessa formula da me esposta per la creazione della mitica Padania.
Noi peraltro potremmo vantare un blasone perlomeno poetico alla medioevale dei Galobardi. Infatti, come ho spesso ricordato, già nel 1060 Roberto il Guiscardo, conquistatore normanno della Sicilia e dell'Italia meridionale, creò la contea di Loritello, assegnandole una giurisdizione che comprendeva la fascia costiera del Molise e dell'Abruzzo, dal Forcore al Tronto. Loritello oggi si chiama Rotello, che come tutti sanno è un comune a confini con la Puglia e vicino alla Riva. Dopo più di un secolo da allora, il pronipote del Guiscardo, Federico II di Svevia, estese la contea anche alle coste marchigiane, chiamandola proprio Marca Adriana. E come noto, Federico II di Hohenstaufen era nato proprio nelle Marche, a Iesi, dove fu portato in una tenda dell'accampamento dell'esercito da Costanza d'Altavilla, figlia del re normanno di Sicilia e moglie dell'imperatore germanico di Sassonia. Ma Federico, marchigiano si direbbe oggi per gli Ius Soli, ebbe un rapporto intenso anche con l'Abruzzo, fondando la città dell'Aquila, pur essa soggetta alla contea di Loritello o Rotello. Io spero che questo lontano, quasi mitico ricordo storico sia di buon auspicio per il nostro Molise. Grazie al professore Gian Domenico, toccando dei punti molto importanti. Titolo quinto, la riforma del titolo quinto, l'articolo 117, il comma 8 del 117, questa possibilità concessaci dalla nostra carta costituzionale di poter stabilire rapporti di lavoro insieme senza perdere l'autonomia, diciamo, d'Alfonso. Prego, se ti va un intervento, te ne siamo profondamente grati, perché diciamo, d'Alfonso mi lega un'amicizia da molto tempo, mi ha chiesto di lasciare un suo messaggio alla questa giornata di avvio delle celebrazioni, come lasceremo al fascicolo, ai lavori di queste cinque giornate, anche la relazione che ci ha inviato la professoressa Anna Moscarini, che è la componente della Commissione per le riforme costituzionali, professore di diritto costituzionale, che purtroppo è una dei 40 dei saggi ed è stata costretta a rimanere a Roma e non ha potuto partecipare a questo incontro.